cosa che facciamo non è molto più caro di un altro. Però quindi comunque si può morire. L'abbiamo preparata in pochissimo tempo, grazie, siamo alla Orchestra Lancellotti. Sarà una serata all'insegna dello spettacolo, una serata ovviamente all'insegna anche della... Buonasera a tutti. La nostra, come diceva Riccardo, è la terza edizione del Premio Passertigna e del calendario dedicato appunto all'anno che verrà. Una manifestazione che è iniziata proprio da quando è uscito anche questo giornale online. Allora, sindaco, vogliamo fare un saluto ai nostri ospiti. Buonasera a tutti, un forte augurio, grazie di aver scelto l'albero. L'albero che vi accoglie in una cornice di Paese dell'Artico e di Umberto Nobile, su un progetto che stiamo portando avanti e soprattutto quello che è importante è che questo giornale online, con la sua informazione, soprattutto con la sua rete, che dà la possibilità di discutere, di fare note critiche, oltre a quelle che è la cronaca, ci crea quelle condizioni in cui la Passerpigna può dire la sua nella provincia di Avellino a livello regionale e anche a livello nazionale. Oggi ne abbiamo bisogno di queste strutture, abbiamo bisogno dell'apporto di tutti quanti voi come amministratori, perché insieme vinciamo una sfida che è quella di essere classe dirigente della nostra provincia e del nostro territorio. I sindaci presenti, gli amministratori, c'è Giacomo Corbusiere che è un nostro amministratore, stasera sarà premiato e quindi ci riempie di gioia questo. Sembra qualcosa di artistico, come ha detto Felice, poiché ormai è quasi inutile, anno per anno andare a scegliere delle location, quella di quest'anno, consentitelo. Ma non perché, a me fa piacere che siate tutti qua, perché poi a maggior ragione, vieni,
facciamo un po' di spazio anche a tutti, perché ovviamente, soprattutto quando si tratta per i giovani, dei giovani la cosa è sempre un piacere. No, in realtà dovevo dire io, solo che il merito di questo premio è soprattutto loro che hanno lavorato e mi seguono e mettono in atto tutto quello che decidiamo durante il mondo. Vi ringrazio per questo premio, soprattutto ringraziamo chi ci ha votato. Ringraziamo anche l'invito con la prestazione che comunque è anche merito suo, se noi riusciamo durante tutto l'anno a avere questi riconoscimenti e comunque tutte le nostre iniziative, le nostre idee vanno comunque in conto. Un'altra cosa ci tengo anche a ringraziare il sindaco di Baiano, nessuno meglio del sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, per consigliarmi il premio. Sindaco. Foto di rito, ovviamente. Ti faccio qualche domanda veloce così per scaldarti, perché vedo che ti sei portato un tastierista addirittura. Ma tu suoni anche dal vivo qualche strumento? A parte le maracas. Un pochino la chitarra. Un pochino la chitarra, però insomma hai fatto tutto da te. Tu sei un autodidatta, dicevo, vero? Sì. Raccontami qualcosa di te, ma anche se ho raccontato un po', una curiosità, cosa ti piace, insomma. My love's got you and big daddy funeral. Everybody's a pro. I'll with it to the worship. I wanna be peace to the last of the mountains. Everybody's getting more babe. I wanna hit his free. With a bossy, you can say it. I have a truth to have to lose. Cantate con le mani, dai. Era così, dai. Yeah.
ma ti sono in bagaglio ma aria.